Matteo Messina Denaro Ultime News 16 gennaio 2023 16:35 Maurizio Costanzo sull'arresto di Matteo Messina Denaro. L'ha coperto Mezza Sicilia, l'arresto di Matteo Messina Denaro l'ho appreso dal telegiornale, pensavo non sarebbe mai potuto accadere, così Maurizio Costanzo ai microfoni di Fanpage. It. Il prezzo più alto da pagare è stato l'essere sotto scorta da 30 anni. Una privazione di libertà notevole, per andare in Sicilia per una testimonianza hanno bonificato tutti i ponti dove sono passato. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Matteo Messina Denaro Ultime News, attiva gli aggiornamenti l'arresto di Matteo Messina Denaro l'ho appreso dal telegiornale e sono saltato dalla poltrona, pensavo non sarebbe mai potuto accadere. È la dimostrazione che il lavoro costante delle forze dell'ordine può portare ad arrestare un ricercato numero uno come lui, inizia così il commento di Maurizio Costanzo ai microfoni di Fanpage. It. A poche ore dall'arresto del noto boss latitante dal 1994. La latitanza di Matteo Messina Denaro è finita dopo 30 anni a Palermo. Il boss era in una clinica privata dove si stava curando per un cancro e si faceva chiamare Andrea Bonafede. Santino di Matteo, padre del piccolo Giuseppe ucciso a soli 12 anni dalla mafia, l'11 gennaio del 1996, ha commentato la cattura di Matteo Messina Denaro durante un'intervista realizzata da Sandro Ruotolo per Fanpage. It. L'arresto a Palermo. Vuol dire che lo Stato sapeva. Secondo lei, ha ragione? Non lo so, lo Stato lo ha arrestato, meno male che è successo. Pensiamo a quanti mascalzoni non vengono arrestati, quindi bene così. Su Rita Dalla Chiesa, che ha richiamato all'importanza di scoprire chi lo ha coperto per tutti questi anni, e perché sia stato arrestato solo oggi, penso che l'abbia coperto Mezza Sicilia, adesso il divertimento degli inquirenti sarà di andare a scovare tutti quelli che lo hanno protetto in questi anni. Pensiero che lo accompagna con forza ancora oggi.